Altri 3 mesi per verificare se ricorrano pericoli di infiltrazioni o condizionamenti da parte della criminalità organizzata nell'ambito dell'amministrazione comunale. La commissione nominata dal prefetto di Foggia ha chiesto una proroga per ultimare gli accertamenti. Consegnerà dunque le conclusioni entro settembre. Intanto continua l'iter giudiziario nell'ambito di un'inchiesta su un giro di tangenti nel comune del capoluogo Dauno nel 2014. Il procuratore generale di Bari, Giuseppe Iacobellis, ha chiesto in corte d'appello due condanne e una soluzione. In particolare è stata chiesta la conferma delle condanne di primo grado nei confronti dell'ex funzionario comunale Fernando Biagini, all'epoca dei fatti dirigente del servizio lavori pubblici, e dell'ex consigliere Massimo Laccetti. I due erano stati condannati a 5 anni per diversi episodi di concussione nei confronti di alcuni imprenditori, oltre 100.000 euro l'ammontare delle tangenti. Chiesta invece l'assoluzione per non aver commesso il fatto per Adriano Bruno, imprenditore edile, accusato di un episodio di concussione. Il processo è stato aggiornato a ottobre.